Bella raga e bentornati sul mio canale. Questo è un video di vlog. Mi sono appena svegliato, infatti faccio cagare sui miei capelli, devo ancora la barba un minimo. E è un video vlog per cui appunto volevo portare un video dal sapore differente dagli ultimi video degli ultimi 5 mesi, che sono stati tutti unboxing, perché appunto col Covid è difficile fare video in esterno in cui si possono creare le situazioni. Ad esempio, quanto ho sentito outfit non ho potuto di fare per questo motivo, ovviamente. E niente, adesso faremo un giro a Milano, andremo in posti in un outlet prima, con il mio amico Orazio, andremo in un outlet prima, poi andremo da Louis Vuitton, da Celine e da altri negozi di marchi di abbigliamento, e in più dopo mi becco con Klaus, con Tudor, che mi vuole dare una cosa. Quindi iniziamo subito questa giornata di vlog. Adesso raga stiamo andando all'outlet qua a Milano di Imag, probabilmente conosce già. Vediamo se c'è qualcosa di figo, scontato ovviamente, da comprare. Di solito si trovano belle chicche, ne avevamo già parlato in altri miei video. In quella volta però avevo anche trovato la roba di Supreme Barletta, tra tutti i marchi, diciamo, firmati, designer. Infatti era fatto molto strano. Se non vi ricordate il video, vi lascio qua la thumbnail e trovate il link in descrizione. Vediamo adesso cosa troveremo. Ecco qua il negozio, adesso entriamo dentro. Buongiorno. Ecco qua, allora sempre entrati, t-shirt qua, ho trovato un bel pantalone di Valentino Brand Cover in nylon gommato con questa stampa con gli UFO, poi questi di Alix, questi di Fear of God, diciamo parecchi jeans di Fear of God veramente scontatissimi. E solo questi qua c'erano le zip in fondo, che veramente meno se possiamo dire nel 2015. Pantaloni anche di Thom Browne in quantità, questi erano di nylon con la tipica patch di Thom Browne e le quattro strisce. E qua anche un cargo di Off-White, molto ma molto scontato. Una bella selezione di pantaloni. Poi qua ho trovato un vest, un gilet tattico di Aaron Preston e due di Ambush, diciamo un po' colori abbastanza poco sobri, con questo nylon spalmato argentato. Poi qua c'è una vasta selezione 424, brand che finisce sempre in saldo negli outlet, e anche un po' di pezzi rude come questa giacca camo che era carina. Poi delle felpe e maglioni di Ambush anche qua, magliette, camicia a maniche corte con stampe belle floreali in quantità, e anche un po' di giacche CP e Fear of God. Questa Fear of God ad esempio ce l'ho, ma infatti non mi aspettavo di trovarla qua, come anche questo bomber che sta accanto. Guardate bella targhetta olografica Fear of God. Ecco il bomber della sesta collezione con questa patch gommata sul retro. Dopodiché c'era, ecco qua, ho trovato questa camicia Fear of God e anche questo fleece di Alix con questa stampa quasi camouflage sul pile. Altro Aaron Preston, pantalone di Aaron Preston, un triplete di giacche in nylon di CP Company, questa bella giacca Miri con queste patch ricamate, fa molto, diciamo, Woodstock fine anni 60 come vibe. Mi piaceva molto, però il prezzo in saldo era abbastanza alto, devo dire. Felpe Raf Simons come questa qua, e giacche di Off-White come questa nylon fluo, poi quella dopo appunto con questo woodland camo che sembra un cortecce degli alberi, questa è nylon beige, e poi una selezione di giacche un po' più classiche di Off che riportano il tipico logo dietro sul retro con la croce e le frecce come queste qui. Pantaloni, un po' di tutto. Di Off-White c'era parecchia roba, devo dire. Quindi se cercate giacche di Off-White andate da Dimag e le trovate scontate. Dopodiché questa molto figa secondo me, queste t-shirt di Undercover, pure scontate al 50% appunto, come così tutti gli item. Bella sia questa col vinile con i ragazzini che pregano, e questa con il vampiro, il Nosferatu. E poi c'è anche la selezione di capi di Warren Lotus, che sinceramente non mi aspettavo di trovare qui, come anche questi shorts di Dior in collaborazione con Daniel Arsham, con tutte le tipiche lettere e rose.
con i cristalli tipiche dell'artista, e poi anche una sezione shorts un po' più sobri e meno costosi di polo, quindi se volete cercate short per l'estate qui ne troverete. Vi erano anche varianti di short di Tom Brown, Valentino, vedete qua con le scritte WLTN sul camouflage, camouflage anche qua di Aaron Preston, e short di Valentino, questi qua a tinta unita, short di jeans, sinceramente non metterei mai, di Raf Simons. E poi una cosa appunto che mi dicevo prima, non mi aspettavo di trovare, ho trovato questi puffer di Moncler, ma che in realtà sono i Warren Lotus, che ha preso questi piumini vintage di Moncler e ci ha disegnato a mano con della vernice speciale queste sue tipiche fili spinati e ha ricamato il suo tristo meditore sul retro, sulla schiena. Tra l'altro c'è anche una mano, potremmo dire, di pittura di vernice glow in the dark, quindi fosforescente. Se uno la target era Warren Lotus, se uno la indossa al buio, diciamo, si illumina di colore verde. Qua adesso volevo far vedere come fittava indosso, devo dire molto molto figo come capo. Aveva ovviamente un fitting, un fit oversize, perché è una giacca vintage di Moncler, vestiva parecchio, parecchio larga, però devo dire fa veramente un bel effetto con questo Reaper di Warren Lotus sul retro. Ovviamente non so se conoscete il brand, ma è un brand di Los Angeles che poi è salito agli onori della cronaca per lo scandalo del dunk, diciamo bootleg. E qui vedete, ovviamente per fare avere l'effetto al massimo bisogna tenerlo al sole, esposto al sole, ma era in negozio, quindi vi ho fatto vedere con la torcia l'effetto fosforescente glow in the dark. Ritornando alla rela dei pantaloni, qua troviamo i pantaloni di Alix camouflage e i jeans Fear of God, che questi però non sono neri ma sono appunto con questo stonewash molto chiaro, e il prezzo è 149 euro, calcolando che appunto il retail originale era oltre 900, però insomma jeans con la zip in fondo sono belli che passati. Peccato, perché appunto il lavaggio era molto bello. Qua ho veramente sculato, ho trovato questi jeans di Marine Serre scontati a più del 50%, di solito costano 850 euro, si tratta di jeans con il pattern di Marine Serre. Qua sono da LV, sono entrato al volo per dare un'occhiata ai nuovi pezzi. Questo è un vest gonfiabile col monogram, abbastanza pacchiano in quel colore là. Questa è veramente bella, devo dire, una giacca jeans da sfilata, più che altro una camicia jeans con il monogram e tutta ricamata. E qua ho deciso di provarmi i jeans da, cioè gli shorts di sfilata, appunto con questo pattern monogram con i colori un po' come sembra un po' la bandiera panafricana, oppure anche i colori appunto della bandiera giamaicana. E qua c'era anche la combo con la felpa. Devo dire molto figo il tessuto e sta molto bene indosso. Il problema è che il prezzo è veramente alto per questo outfit, diciamo. La felpa costava 1700 euro, pensate, mentre gli shorts sui 900. Qua invece sono da Celine e hanno riassortito alcuni pezzi della collezione Dancing Kid. Qua c'è una giacca che veramente diventerà, penso sia già un mio grail, un pezzo che è sulla mia lista di cose da comprare, con le palme intarsiate in pelle, tutte ricamate. Poi qua c'è una sezione di mocassini e stivali di pelle, quelli sotto ad esempio io ce li ho con la catena. E dopodiché troviamo camicie a maniche corte con stampe floreali, sneakers, ce ne sono alcune nuove molto carine, ad esempio queste mi piacciono parecchio, però c'è una colorway tutta bianca ancora più bella. E qui invece ci sta il reparto donna con una selezione vastissima di profumi. Io non so se vi piacciono i profumi, ma quelli Celine da uomo ovviamente sono veramente buoni. Ovviamente i prezzi però sono da brand, appunto da prima linea, quindi sono abbastanza alti. Ecco qui la giacca che vi dicevo prima, la Palms Jacket di pelle della sfilata di Dancing Kid. Abbiamo tutte le patch che mostrano la parola Dancing Kid sulle maniche e le palme. Qui inoltre c'è una giacca in velluto a coste con il ricamo della scritta Slim Paris sul retro, molto bella. E pezzi un po' più formali, perché ovviamente Celine, dato che è un brand oramai direttore creativo più da 2 anni di Slimane,
Eddie Slimane, insomma, è il king del classico rock chic, quindi c'è pieno di blazer e giacche sia monopetto e doppio petto. E non possono mancare i chiodi, di cui io già ho due modelli. Oh, Fede! Come va? Tutto come bene? Buttanzi. Tutto bene. Sto filmando questo vlog prima, ultimo giorno, poi scendo a Roma. Quindi hai fatto la settimana a Milano? Sì. Finta Fashion Week, dove non c'è stato. Ah, Fashion Week? Ecco, me l'aspettavo, quale momento migliore? No, abbiamo fatto 100 box per le 100 persone che avremmo voluto invitare all'evento di Bando e Scottina, quindi appena sarà possibile ci piacerà. Grazie mille, ho già capito di cosa si tratta e ovviamente dopo quando torno a casa stasera faccio l'unboxing, quindi vedrete a breve cosa no, include. Che ansia! Verrai giudicato aspramente. Esatto, no, potrà confermare o ribaltare. Grazie mille tu. Speriamo in futuro di, non appena si ritornerà la vita più normale, insomma, di incontrarci tutti quanti a sti eventi. Dai, non vedo l'ora di aprirlo, grazie. Dai. Ci vediamo presto. Buon a Roma viaggio. A Milano. Grazie. Eccoci qua dunque, raga. Allora, ho il box che mi ha regalato Tudor. Questo nuovo pack 0275, che tra l'altro sembra una scatola di cereali. E poi i pezzi che ho comprato all'outlet di Dino. Andiamo a vedere al volo il box. Il box di Tudor veramente figo, con la stella qua del suo progetto Wanderlust, che unisce musica a viaggi, experience. Anche qua una spiegazione. Wanderlust, strong desire to wander. Tudor Laurini. Qua ho già tirato fuori la carta. Qua abbiamo una lettera. La giacca idroimpermeabile e idrorepellente che ha realizzato Tudor e il suo team, tutta termosoldata con zip antigoccia, tutte impermeabilizzate, veramente di altissimo livello, il materiale è un ripstop appunto triplo strato su cui ha il brevetto Myotech, che è un'azienda italiana, è praticamente la parte di sua avanguardia di Maiocchi, che è un'azienda che produce e sviluppa tessuti. Retro. Sul retro abbiamo delle altre stelle stampate in questo transfer, delle zip termolastrate anche qui sui lati che partono dall'orlo e arrivano fino sotto al braccio, sulla ascelle, e appunto poi sul davanti il transfer con il logo di Wanderlust e Audi, perché questo primo progetto di Wanderlust di Tudor di Klaus era sponsorizzato da Audi. All'interno la giacca è completamente termonastrata, vedete, non ci sono cuciture, e guardate che bello il cartellino con qua tutte le specifiche, veramente fighissimo, davvero complimenti a Tudor. Poi qua mi è cascato il box, ma all'interno troviamo anche una tote bag con appunto la penultima release di Tudor, quella dedicata alla città di Cortina, che è stata anche scelta come traccia ufficiale, come jingle ufficiale dei mondiali di sci di Cortina, che stanno tenendo adesso a Cortina. Tra l'altro bellissimo il vinile, perché è stato realizzato con questa, non con il tipico appunto materiale vinili nero, tipico se non sbaglio è acetato, ma questo è bianco con tutte queste venature azzurre, che sembra quasi appunto un fiocco di neve. Veramente bellissimo, tra l'altro molto figo come traccia. Adesso lo rimetto a posto, guardate bello la cover del singolo su questa release su vinile. Veramente un bellissimo collezionabile, un bellissimo progetto a parte di Tudor, che ringrazio per questo gift e auguro il meglio appunto al suo progetto. Ah, questo box di 0275, andiamo ad aprirlo. Tra l'altro questi box e anche le varsity jacket che vi ho fatto vedere le altre precedenti volte, che leggo qua una foto di 0275, le potete acquistare con un codice sconto che vi allego qui, se volete appunto acquistare questo box o le varsity di 02. Abbiamo qua, guardate gli adesivi, poi abbiamo una t-shirt che riprende come schema dei colori, lo schema dei colori del varsity jacket. Molto bella, 0275 Made in Italy,
con una stampa serigrafata, paffi sul davanti e altre stampe sul retro, con questa colorway verde e gialla, molto figa. E un ombrello completamente stampato. Effettivamente, se non ci penso, un ombrello sono quelle cose che, cioè, non esistono fighe, dei brand fighi. E appunto 02 ha fatto questo tutto stampato che sopperisce proprio a questa mancanza. Molto figo, non lo apro in casa che porta sfiga. Poi ci stanno altri adesivi ancora. Qua c'è una bottiglietta d'acqua come adesivo, perché infatti c'è anche un'acqua molto divertente. Qua c'è anche l'adesivo della maglietta. Il console di questo box, che costa 55 euro, è appunto una specie di survival kit, molto divertente come concept. E appunto potete comprare questi box e anche il Varsi 02 utilizzando questo codice sconto che vi allego tra il sito 02 in descrizione. Ultimo, ma non meno importante, vi faccio vedere cosa ho acquistato alla fine dell'Imag, tutte le cose che mi sono provato, eccetera, eccetera. E ho preso i pantaloni Marin Serre, che appunto in realtà sono da donna, però sono una taglia, sono stravissima anch'io, che è una L da donna questa. Si tratta della Green Line di Marin Serre, che è la linea prende upcycled, quindi fatta con tessuti riutilizzati da altri materiali. Il prezzo originale era 900 euro, l'ho pagato 425. Qua dietro abbiamo anche il logo di Marin Serre in acciaio. Tutto il pantalone, vedete, il patchwork è ricostruito, tutte patch di denim differenti, molto molto bello. E poi abbiamo appunto questa stampa laserata con il pattern, il moon pattern di tipico della designer, molto figo, devo dire, è un colore molto bello, questa tonalità di azzurro stonewashed. Poi ditemi voi che ne pensate. E poi un pezzo che cercavo da tempo, un pantalone di Celine di Eddie Slimane in pelle, targhetta in seta e Celine, tutta pelle rivestita di seta all'interno, una size 30, vestono parecchio stretti, ho fatto un size up. E questi, prezzo originale di 2000 euro, l'ho pagato di meno della metà. La qualità è altissima, questi sono infatti in agnello, e veramente pazzeschi. Il jeans di pelle è uno dei capi che preferisco, i Saint Laurent ne ho un sacco, poi li ho venduti, al momento di pelle ho questo qui, e poi il pantalone di pelle Vilon, quello da sfilare, non so se vi ricordate, che è nero, il fit è un po' più largo di questo e la pelle è, diciamo, una pelle un po' meno reggiata e ha le strisce bianche laterali, mentre questo è molto classico nero di Celine. Fatemi sapere qual è il pezzo che preferite, vi ho mostrato in questo video, tra l'altro inclusa anche la giacca di Tudor, che ringrazio ancora. E in più fatemi sapere che ne pensate appunto di questo video vlog fatto in questa maniera, che non è il classico unboxing, appunto magari ne posso portare altri prossimamente fatti in questo modo i video, per variare un po'. Vi ricordo che trovate il mio Instagram in descrizione, il sito 02 su cui utilizzare il codice sconto per comprare i box e le Varsity con appunto lo sconto, vi ho messo qua. Da Federico per oggi è tutto, ci becchiamo prossimamente per un altro video, sempre qui sul mio canale, oppure sugli altri miei social, Instagram, Twitch, TikTok, trovate tutti i link in descrizione. Da Federico è tutto, e bella a tutti.